Amici di Bracciami Ancora, con questa bella entrecotto uruguayana ci accingiamo ad un nuovo video. Oggi facciamo una frollatura davvero insolita, una frollatura che è rarissimo incontrare in giro. Se vi ho incuriosito, mettetemi un bel mi piace a questo video. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, perché così rimanete sempre aggiornati. Ci sono il cacao e un entrecotto di manzo uruguayano, due ingredienti che non siamo abituati a vedere vicino, no? Che c'entra il cacao con la carne? Per esempio, nella tradizione americana, nei rub, ovvero sia nei mix di spezie, il cacao è usato spesso. Noi oggi però non usiamo il cacao per fare un rub, ma usiamo il cacao per abbracciare, avvolgere la nostra carne e poi schiaffarla nel frigo per la frullatura e farla frollare un mese nel cacao. Esperimento sicuramente insolito, in Italia non l'ha mai fatto nessuno, lo facciamo noi in compagnia di Sara Garzina. Vedete, c'è anche scritto Sara Garzina, io non ho sbagliato nemmeno, cioè non ho sbagliato adesso, prima ho sbagliato 15 volte. Sara è una pasticcera, siamo qui al Beef Bazaar a Roma, che come avete visto, amici di Bracciami Ancora, è un po' il quartier generale nostro, il quartier generale di Bracciami Ancora. Io però volevo che mi affiancasse una pasticcera professionista per fare questa operazione. Ti chiedo, tu l'hai mai fatta una cosa del genere? No, mai, perfetto, quindi è la prima volta per me. Noi dobbiamo avvolgere questa carne nel cacao e poi dobbiamo fare una crosta, giusto? Cioè io ho appreso tanto da lei in questi giorni mentre studiavamo questo video. Che allora, facciamo? Come prima cosa creiamo la crosta. Iniziamo a lavorare sul cioccolato. Questo è cioccolato fondente all'80%, non facciamo altro che fare con il cioccolato quello che fate con il burro. Creiamo una struttura per cui la carne all'interno è completamente isolata. Basta. Per fare questa cosa però non basta sciogliere il cioccolato, perché se sciogliamo il cioccolato non creiamo i legami giusti per poter mantenere la struttura. Quindi dobbiamo andare a temperare il cioccolato. Il temperaggio del cioccolato non è altro che ricreare i legami che si sono rotti durante lo scioglimento, per appunto ricreare quello che è un cioccolato solido, che però non tira fuori il burro, non si scioglie, okay. Il modo in cui si fanno le uova di Pasqua. Ogni cioccolato professionale, diciamo, ha una sua scala di temperature. In questo caso noi abbiamo sciolto il cioccolato fino a 45 gradi, lo freddiamo fino a 28 e poi lo riportiamo a 32. Nel frattempo è arrivato Duccio, oramai è un volto che voi avete imparato a conoscere, Duccio. Ormai sono un attore. Bravo, consumato. Cioccolato temperato, nel senso che farà la crosta e non diventerà bianco, come diciamo avviene quando si mette il cioccolato nel frigo di casa. Ma ora Sara avvolge, lo passiamo nel cacao. Esatto. Quindi stiamo creando una sorta di rub, ragazzi. Lo avvolgiamo bene bene con la spatolina. Già fatto la crosta tipo uovo di Pasqua. Guardalo. Se devi fare sta cosa, devi ragazzi, fare così. Che goduria. Adesso come si asciuga questa parte, che questo dito è pulito, continua a esserlo perché si sta già facendo la crosta, lo giriamo e glassiamo anche la parte di sotto. Deve essere tutta coperta al 100%, completamente avvolta, non ci deve stare nemmeno un buchino d'aria. Signori, pistola. Signori, qui la situazione è uscita Stagliette. Fuori controllo. Allora, dai scannella, che non ho capito che fa. La scannella va così, ma così si attacca. Io intanto mi mangio il cioccolato. Mamma mia, pensa che è fuori, poi sai che famo. Comunque, diciamolo ragazzi, il pistacchio lo stiamo mettendo a mero scopo decorativo. Ragazzi, grazie Sara. Madonna, guardate che crosta di sale meravigliosa. Molto molto bella. Adesso questo entrecotto uruguayano avvolto nel cacao fondente, nel cioccolato fondente, se ne va a frollare nello stagionatore per un mese e noi ragazzi ci rivediamo tra un mese per vedere che sapore ha, se è credibile, se è mangiabile, e vediamo un po' che succede. A fra un mese, ciao.
Scusate ragazzi, breve interruzione giusto per dirvi che questo video è sponsorizzato da Mitico. Mitico è il nuovo armadio per lunghe frullature targato Everlasting, un prodotto 100% made in Italy e super performante. Questo frigorifero innovativo, ragazzi, ha una nuova centralina che vi permette davvero di avere tantissime informazioni sullo stato di salute della carne che sta frullando e quindi sta, ragazzi, diventando sempre più goduriosa, sempre più gustosa. Tra le varie cose c'è un'applicazione utilissima che potete scaricare sia su iPhone sia su Android, che vi permette di monitorare e controllare costantemente la temperatura e le condizioni interne al frigorifero. Secondo me, Francesca, al termine di questo video tu starai a 6.000 follower. 6.000 follower su Versami Ancora. Beh, io già ho messo. Ma tu mi segui? Sì, io ti seguo. Davvero? Sì, 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 sì. È carino. Senti, aspetta, è iniziato. Nel frattempo quello riprendeva le nostre chiacchiere personali. Oggi ti metto in difficoltà. Voglio vedere che cosa mi avvieni con quella roba che stiamo facendo oggi. Amici di Bracciami Ancora, ben arrivati. Se non seguite Francesca di Versami Ancora, seguitela, perché sennò vi perdete un sacco di roba buona. Oggi, ragazzi, facciamo una cosa che in Italia non ha mai fatto nessuno. Assaggeremo una carne che abbiamo fatto frollare nel cioccolato, nel cacao amaro. Vieni, vieni, vieni. La tiriamo fuori. Stiamo parlando, signori, di un entrecote di Angus Uruguay che sta in questo frigo dall'11 marzo del 2021. Oggi è 26 aprile. 26 aprile. Francesco, fan di Bracciami Ancora, quanti giorni sono passati? Più di un anno. 11 marzo 2021, quanto è passato? È un bel mesetto, due mesetti, sì. Non è né un mese né due mesi. Un mese e mezzo. Giuro, ragazzi, ci sono fan di Bracciami Ancora migliori di questo, ma lui è stato il primo che ha risposto alla call to action per venire. Tu sei Giorgio? Giorgio. Ma te non te lo chiedo. No. Okay, la figura di merda già l'ha fatta lui. Comunque stiamo intorno ai 45 giorni, se non mi sbaglio. Ragazzi, ora ce la guardiamo bene. E Sara, vieni un attimo. Sara, ragazzi, è la pasticcera che mi ha aiutato più di un mese e mezzo fa a fare questa crosta di cacao. Tecnicamente, Sara, che hai fatto? Ricordalo ai nostri amici che ci seguono. Abbiamo temperato il cioccolato con cui poi abbiamo glassato l'entrecote che prima avevamo spolverato con il cacao. Francesco, vieni un attimo qui. Senti, bello questa, duro. Sì, sì, infatti. Senti un po'. Ha fatto proprio la crosta, Sara, hai fatto un ottimo lavoro. Queste sono delle muffette, assolutamente fisiologico, segno, ragazzi, che la frullatura c'è stata e quindi buon segno. Però io direi spaccarlo, va bene? Va bene. Col coltello così metti paura, lo sai, non ti contraddirei mai, ma proprio mai, 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 mai. Sara, vuoi fare te? Aprici questo panettone, va? Oh, non ti taglia le dita, mi raccomando, eh. Hai sentito che ha fatto crack? Oddio, aspetta, mi sono emozionato. Oh, ha fatto quel crack, sembrava il mio ginocchio quando gioco a pallone, crack, ha rifatto crack. Ragazzi, questo è un momento, stiamo facendo la storia. Non ci credo, guarda qua, aspettate un po', ragazzi, apriamo. Analisi, ragazzi, ravvicinata del nostro Angus. Vieni, vieni, guardiamo un po'. Allora, è rimasto il colore dell'Angus, ma si è scurito, qui c'ha avuto delle leggere ossidazioni. L'odore, io ci sento il gelato, il magnum, ci sento carne sicuramente, però il cioccolato si sente, ma non so se è intorno o se veramente se è un po' presa la carne. Questa è la parte che è stata a contatto con la carne per 45 giorni. Assaggiamo. Guardate la faccia di Sara. Ci vuole vedere. Posso guardare? Buono. Ma sa di carne? No, c'è del cioccolato. Questo fatto che la pasticcera non voglio assaggiare la cioccolata mi preoccupa parecchio. Bello, guarda un po'. Ragazzi, molto interessante questa cosa. Che posso? È un piatto, ragazzi. Via. La parte esterna, ovviamente, ragazzi, via. Scarto, ovviamente, ragazzi, ce n'è parecchio. La mia idea è di farci inizialmente una tartarina. Ok, adesso quindi la puliamo tutta, togliamo tutta la parte esterna e vediamo dopo 45 giorni nel cacao che cosa è accaduto. Questo, ragazzi, è quello che è rimasto di quell'intero ciocco di cioccolata che avvolgeva la carne. Ho voluto ripulire tutte le parti esterne per essere completamente sicuro di andare a mangiare, diciamo, la parte buona. È rimasto solo questa piccola impurità. Ma, ripeto, è un esperimento, stiamo facendo questa cosa prima volta in Italia. Io non ho visto cose del genere, non l'ho vista in giro. Duccio, caro,
Ci puoi fare una tartarina con questo? Una tartare? Eh sì, no, questo certo. Esce. Ora Duccio ci prepara una tartarina, ma Duccio l'hai mai preparata una tartare di una carne che ha frullato 45 cioccolato. Giorni nella crosta di cioccolato? Mai. Sale? Olio sale, beh, col tango, no? Vado sì. La giratina. Ragazzi, tartare di Angus uruguayano frullato 45 giorni nel cacao fondente all'80%? All'80%. Ok, ho registrato i sapori. Vai Francesco, vai Gio. Aiutami. Vai, prendi a Francesco. Vai Francesco. Vai, prendete, il cucchiaio. Io intanto penso. Tu pensa? Vai Sara, io sto un altro po'. Si vuole far abbissare. Questa carne abbiamo fatto bene a mangiarla a 45 giorni perché stava prendendo una brutta piega. Cioè l'odore, quel leggerissimo odore che qualcuno di voi ha percepito di yogurt, è un segnale d'allarme. Questa altri 15 giorni e poi avrebbe avuto un sapore troppo eccessivo. Perché probabilmente dobbiamo raffinare meglio la procedura. Comunque ci siamo. C'ha quel classico sapore un po' di prosciutto, no? C'ha un leggero sapore di prosciutto, però insomma alla fine è retto. Io devo dire la verità, se pensate di mettere in bocca una cosa che sa di cioccolata, il cioccolato non si sente. Madonna, che mestierante. Ma ho messo troppo poca carne, perché il cioccolato allora prende la meglio, quindi te la vai di più. Secondo me dovremmo grattugiarcelo sopra. Allora, così, vai. Più carne, più carne, ragazzi, è una mattonellina di cioccolato. Troppo. Com'è? Bingo. Una mattonellina di cioccolato con la tartare di carne frullata nel cioccolato è fottutamente buona. Sara, da pasticcera qual è, ha avuto giustamente un'intuizione di grattare sopra la tartare il cacao. Così. Spettacolare così. Regge? Sì. Gli impassaggiare perché? Brava Sara, mamma mia. Complimenti. Tu sei andato a te. Aspetta però. A Francesco, ti sei persa una gran paraculata, guarda che te fa. Allora, ti ho portato una grappa. La grappa. Carne, cioccolato e grappa. Questa è una grappa di moscato d'Asti. Sì. La grappa si fa con le vinacce del vino, sì. Quindi hanno distillate, ok? Ed è molto profumata e c'è una parte anche agrumata, quindi anche io mentre assaggiavo Sara ha detto il sorbetto a me pure mi è venuta la parte agrumata, però ti devo bagnare le labbra. Oddio, quanto cazzo è buono il sale, il cacao, sì. E la carne frullata, il sale gli dà proprio la botta. Fantastico, meraviglioso, abbiamo tirato fuori un piatto della Madonna ragazzi. Poco non è vino, è grappa. Alle 11 di mattina aggiungere. Ma ci sta maledettamente bene. Mamma mia ragazzi, che esperienza fantastica, felicissimo di condividerla con voi, felicissimo di fare questi esperimenti e poi quando riescono ragazzi sono ancora più felice. Voi lo sapete, io pure se vanno male ve li pubblico, non me ne frega fondamentalmente nulla, l'importante è osare, sperimentare, provare, poi magari uno trova la via e la via porta a diciamo luoghi gastronomici inesplorati e tante soddisfazioni e avere la possibilità ovviamente di godere del nostro mangiare. L'odore è diverso da tutte le carni che io ho grigliato e annusato. Mi ricorda la carne di quando ero bambina. Dimmi un po'. Sembra tenera già da... Sembra, hai detto bene, sembra tenera dall'odore. Già dall'odore. Gio, da non annusata? Si sente già da qua che è buona. Lo sai, hai ragione, era tenera già dall'odore, la sto toccando, è di una tenerezza mostruosa. Qui si sente una virgola di amaro del cacao, la frollatura, wow, c'ha quel prosciuttosità, si può dire? È prosciuttosa? È prosciuttosa, assaggia, bravo. C'ha un finale amaro, per me è della griglia però. Grazie, è proprio di prosciuttosità. È il finale amaro secondo me del cacao. Seguendo sempre il suggerimento delle donne che mi hanno diciamo aiutato a fare questo video, Francesca ha detto scuogliamo il cacao, la cioccolata e mettiamocelo sopra. Ragazzi, cioccolata e carne e poi su ogni singolo pezzetto
Che ci mettiamo? Il sale. Il sale. Prima i nostri amici fanno. E io ve lo dico, se volete partecipare ai nostri video dovete seguirci su Instagram. Bracimi ancora, versami ancora, mi raccomando. Allora, gli leva l'amaro. Gli leva l'amaro? Vediamo. Cioccolato sopra una entrecotta di Angus uruguaiano frullato 45 giorni nel cioccolato con il sale Maldon sopra. Mai fatta una cosa del genere in Italia, ragazzi. Siamo i primi. Parte il sembra una corsa dei cavalli. Sì. Parte il cioccolato, segue la carne, quando la carne supera, a un certo punto riarriva il cioccolato, ma poi il sale fa così, ma poi l'ultimo colpo di coda te lo ridà la carne che va avanti. È una cosa pazzesca, ragazzi. Buonissimo. Pazzesca. È così particolare che io non so se inserirla nel club dei mortacci quanto è buono o meno, però ci sta, è molto particolare. Ragazzi, volevo chiedere, Francesco, che ti è sembrata l'esperienza? Particolarissima, e mai assaggiato una cosa del genere, infatti soddisfattissimo. Giorgio, che fai? Ci torni a trovare? Sicuramente, un'esperienza unica, la consiglio a tutti. Amici di Bracciami Ancora, si conclude così anche questo esperimento. È stato molto interessante, dire, Francesco, soprattutto poi l'abbinamento con la grappa, come al solito tu non deludi mai. Che dire? Allora, facciamo un po' di conclusioni. Alla fine la tartare era assolutamente buona, credibile, l'abbiamo fatta rientrare nel mortacci quanto è buono, e quel tocco di cioccolato grattugiato ci stava tutto. Discorso diverso quando poi siamo andati in cottura di questa carne, che era di una tenerezza imbarazzante e ha rilasciato in cottura una virgola di amarognolo, secondo me perché il cioccolato andando a cuocere ha fatto un po' una mezza caramellizzazione, perché dovete sapere il cacao, il cioccolato viene usato a volte nei rub per l'American barbecue. Averci messo sopra poi sulla carne cotta tenera il cioccolato fondente che abbiamo squagliato con un po' di sale, ragazzi, è stata una combo pazzesca. Sono estremamente soddisfatto. Grazie a Beef Bazaar, grazie a Francesca, grazie a Sara che ci ha seguito, una pasticcera fantastica. E questo è tutto, ragazzi, come al solito vi saluto e un abbraccio, e che l'abbraccio sia con voi. Ciao.